che licenza emotiva, secondo Goleman, comprende 5 ambiti principali. Innanzitutto l'autoconsapevolezza, in altre parole la capacità di riconoscere una emozione nel momento in cui si presenta. Quindi, come mi sento adesso? Triste, frustrato, allegro, in questa situazione. È la chiave di volta dell'intelligenza emotiva, tutto questo, la capacità di monitorare istante per istante le emozioni. Questo è fondamentale per la comprensione psicologica di se stessi, innanzitutto, mentre l'incapacità di farlo ci lascia alla loro mercé. Quindi magari un senso di tristezza, no? Diventa incontrollabile, amplificato, ci fa fare anche delle cose che non dovremmo fare, proprio perché non ne siamo consapevoli, mentre la consapevolezza ci permette di gestire meglio le emozioni. Le persone sicure delle proprie emozioni riescono a gestire molto meglio la propria vita, perché riescono a controllarle anche, oltre a capirle, non amplificarle, non far sì che non sfocino in dei comportamenti fuori controllo, riescono a gestire meglio la propria vita. Esse infatti hanno una percezione più sicura di ciò che realmente provano riguardo a decisioni personali, che possono spaziare dalla scelta del coniuge all'attività professionale da intraprendere. Quindi di fronte a questa persona che cosa sento realmente? Ecco la tua consapevolezza, e quindi fanno delle scelte più consapevoli, così anche di fronte a una scelta professionale, non lasciandosi troppo coinvolgere, influenzare dalla società o dai condizionamenti. Altra componente dell'intelligenza emotiva è la capacità, l'automotivazione. L'autocontrollo è la capacità di controllare queste emozioni. Dopo averle conosciute, consapevolezza, controllarle, in modo che esse siano appropriate nelle varie situazioni. Si fonda sull'autoconsapevolezza, perché bisogna conoscere le emozioni, no? Sapere che io adesso sto provando tristezza per poter controllare, no? Però in questo autocontrollo sono incluse la capacità di calmarsi o di liberarsi dall'ansia, anche, o di liberarsi, di controllare la tristezza, o l'irritabilità, sì, magari l'irritabilità non sfoci in comportamenti eccessivamente aggressivi che poi possono portare conseguenze irrimediabili. Questo è l'autocontrollo, che fa parte dell'intelligenza emotiva della persona, che poi fa parte della crescita personale, cioè dipende dalla crescita personale della persona. Coloro che ne sono privi o scarsamente dotati, si trovano a dover perennemente combattere contro emozioni e pensieri tormentosi, che non riescono neanche a sentire in maniera precisa. Rimangono lì, possono amplificarsi, fuori controllo, non c'è consapevolezza, e quindi possono andare fuori controllo, non sono neanche gestite. Mentre gli individui capaci di controllo emotivo riescono a riprendersi molto più velocemente dalle sconfitte, magari dai rovesci della vita, perché comunque gestiscono queste emozioni. Il controllo emozionale, la capacità di ritardare la gratificazione anche e di reprimere gli impulsi, è la base, fa parte di questo autocontrollo, è la base di qualunque tipo di realizzazione personale. Una persona che dà subito, non riesce a reprimere gli impulsi, no? O gli istinti, è chiaro che poi pregiudica la sua realizzazione, il suo raggiungimento del tempo. Deve sapere quando fermarsi, quindi, cioè riconoscere che si è il suo carico di qualcosa, anche quello. Allora dobbiamo fermarci. Riuscire a fermarsi è autocontrollo, è riuscire all'autocontrollo. La capacità di capire quando si è sovraccarico è l'autoconsapevolezza. Terzo elemento che fa parte dell'intelligenza emotiva è l'automotivazione. Capacità di dominare le emozioni per raggiungere un obiettivo, cioè di incanalarle verso un obiettivo. Questo è un atto essenziale per concentrare magari l'attenzione, la concentrazione, per trovare motivazione e controllo di sé, come pure
ai fini della creatività, rappresenta la capacità di rimanere motivati, raggiungere un certo obiettivo, nonostante le inevitabili difficoltà che si incontrano sempre. Ci sono persone che alla prima difficoltà lasciano, non hanno una buona motivazione. L'automotivazione invece permette di andare oltre le difficoltà che si trovano sempre. Crisi, frustrazione che comporta il raggiungimento di un obiettivo importante. E sono inevitabili nell'esperienza di vita, le frustrazioni, le crisi, gli ostacoli. La motivazione ti permette di non crollare, di andare oltre. L'altra componente che tutti conoscete, e questa volta abbiamo parlato molto, è l'empatia. L'empatia fa parte dell'intelligenza emotiva. Il riconoscimento delle emozioni degli altri è fondamentale per relazionarsi con gli altri. Un'altra capacità basata sulla consapevolezza delle proprie emozioni, cioè anche l'empatia, riuscire a capire come l'altro si sente, si basa sulla consapevolezza delle proprie emozioni. Se uno non è capace di contattare le proprie emozioni, non capirà mai come si sente l'altro. No? Perché sapete, l'empatia si basa su un confronto, quasi una sintonia tra le proprie emozioni. Autocontrollo delle emozioni e empatia. Sì, è una conseguenza dell'empatia, l'autocontrollo. Una volta conosciute le proprie emozioni si può riuscire a controllare. Le persone empatiche hanno delle relazioni migliori, indipendentemente dall'utilizzo professionale che si può fare, no? Nella relazione d'aiuto, però hanno delle relazioni migliori degli altri. Sono più sensibili ai sottili segnali sociali che indicano magari la necessità o i desideri degli altri. Questo ovviamente è più adatte magari alle professioni di tipo relazione d'aiuto, di tipo assistenziale, o anche all'insegnamento, anche alla vendita, alla dirigenza, perché sono tutte, no, l'empatia, tutti questi ambiti diventa molto importante capire cosa l'altro vuole, come si sente. L'altra componente dell'intelligenza emotiva è la gestione delle relazioni. Quanto è importante riuscire a gestire le relazioni. L'arte delle relazioni consiste in larga misura nella capacità di dominare le emozioni e le emozioni anche altrui. Comprende l'abilità, quale una competenza sociale viene chiamata. E si tratta di abilità che aumentano la popolarità, la leadership, l'efficacia delle relazioni interpersonali. Soprattutto Goleman, che è stato quello che tutti psicologo cognitivista che ha studiato questa intelligenza emotiva, ha fatto delle ricerche sull'intelligenza emotiva, Daniel Goleman, autore del bestseller che si chiama proprio intelligenza emotiva, è la capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi, di gestire positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente quanto nelle relazioni sociali. E mi pare poco se uno riesce a fare questo. Perché le persone più intelligenti, nel senso tradizionale del termine, poi non sono sempre quelle con cui lavoriamo più volentieri, con cui facciamo più volentieri amicizia? O perché il rendimento scolastico di bambini con un'intelligenza brillante, con un quoziente intellettivo molto alto, magari crolla in maniera drammatica quando si presentano delle difficoltà familiari? Perché un matrimonio può andare a rotoli, sebbene il quoziente intellettivo di entrambi i coniugi sia al massimo, sia altissimo? Che non ci vuole intelligenza, un buon quoziente intellettivo per riuscire nella vita, nelle relazioni, nella famiglia, nelle amicizie, per stabilire una serena vita familiare, ci vuole più intelligenza emotiva, un buon QE più che un buon QI. Mentre il QI, soprattutto attraverso i test, sonde, le capacità logico-matematiche, le funzioni verbali, percezione spaziale di una persona, l'intelligenza emotiva, quindi il QE, si riferisce invece al lato emotivo, al lato sociale, sicuramente non meno importante, è più importante per la vita della persona, più che queste. Questo è il tipo di intelligenza che riguarda la gestione e l'uso consapevole delle proprie emozioni, l'autocontrollo, tenacia, come ho detto prima, no? Quindi la comprensione degli altri, l'empatia, le relazioni sociali, sono fondamentali,
se uno riesce a gestire bene questi aspetti, indipendentemente dall'intelligenza, dal lavoro e dal successo, avrà una buona vita. Salome e Maia definiscono l'intelligenza emotiva come la capacità di monitorare le proprie e le altre emozioni, di differenziarle, di usare tale informazione per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni. E quindi no, non soltanto più consapevolezza, ma anche autocontrollo e gestione del proprio comportamento. Ma se uno riesce a fare questo... Sì, è facile a dirsi, dice. Però sapere dove uno vuole arrivare, cioè, è importante, per, almeno per utilizzarsi, concettualmente, poi arrivarci, non è discorso. Però almeno sappiamo che quella è una bella condizione. Avere la capacità di saper gestire al meglio se stessi e gli altri è alla base del successo di molte persone, sia a livello personale che professionale, in quanto emozioni e sentimenti, se gestiti al meglio, e divengono una risorsa fondamentale. L'empatia, qualche altra parola sull'empatia, anche se non conoscete bene di che si tratta, implica il saper ascoltare contenuti emotivi, a volte nascosti dietro le parole, non sempre palesemente espressi, ma a volte subito, cioè che non vengono detti dalla persona, ma ce ne accorgiamo magari semplicemente dagli occhi, no? O dal tono di voce. E questa è una capacità empatica, soprattutto questa, l'espressione del viso, il pallore, il tono di voce, è il capire e apprezzare che in quel momento, qual è in quel momento il vissuto dell'altro, anche se questo non lo dice. E questa è l'empatia, è una capacità importante. Posso dire una cosa a proposito dell'empatia? Prima dicevamo che bisogna, si parlava di bisogni indotti, della spinta indotta verso il successo, soprattutto in quest'era in cui molta della comunicazione avviene con questo tipo di mezzi, che non permettono l'empatia. Non permettono l'empatia perché manca la presenza fisica. Quindi queste relazioni sono false perché manca la presenza fisica, non si può valutare il tono di voce, il pallore, il linguaggio non gestibile. Quindi ci disabituiamo a questa capacità attraverso cioè se i ragazzi che sono costantemente sulle chat che non fanno manca la componente c'è il discorso faccia a faccia, quindi c'è un discorso la relazione di presenza. Esatto, la relazione in presenza, già è difficile, tra l'altro. È una cosa che stavo riflettendo adesso, proprio stamattina ho avuto una persona che ho ascoltato e ha continuato a dirmi dall'inizio che andava tutto bene. E io, giustamente la mia domanda è stata interna, dico, perché sei venuta allora, no? Va tutto bene. Sì. Poi alla fine, cioè andando avanti, erano tutte le resistenze, lì andava avanti tutte le resistenze, perché in realtà non il timore di guardarsi dentro significava una demolizione, significava per lei, esatto, una demolizione di lei. Quindi tutta la sua energia la metteva in piedi tutta l'impalcatura, che va tutto bene. Alla fine insomma, della conversazione, del confronto, poi è venuto fuori che il suo problema più grande è proprio la non consapevolezza del proprio valore personale.